Il Perano, risucchiato ai margini della zona playoff, non vuole commettere ulteriori passi falsi e nel penultimo turno casalingo della stagione regolare cerca i tre punti col fanalino di coda Cappelle. Quest'ultimo, al contrario, vuole fare punti per evitare l'ultimo posto finale. L'11 di casa prova subito ad infastidire la retroguardia avversaria e dopo un minuto dall'avvio il sinistro dalla media distanza di Gianni Massa sfila pericolosamente al lato. Al quinto si fanno vivi anche gli ospiti con un insidioso diagonale che manca il bersaglio. Un minuto dopo Gianni Massa prova a beffare Antonelli in uscita con un pallonetto, ma l'intervento sulla linea di De Sanctis impedisce al Perano di passare in vantaggio. Il gol è comunque nell'aria e arriva al quarto d'ora grazie a Pasquini che si coordina per il tiro e a ridosso dell'area avversaria batte il numero uno pescarese. Al 36esimo il lancio di Pili viene intercettato da Sciorilli che non riesce a finalizzare visto che il suo tentativo di battuta a rete viene intercettato senza affanno da Antonelli. Il primo atto della sfida va dunque agli archivi. In avvio di ripresa il Cappelle si affaccia timidamente in avanti e dopo un minuto registriamo il destro dalla distanza di Capitan Fagioli che spara alto sulla traversa. Un minuto dopo Di Donato dall'out di sinistra scodella al centro per Amoroso che di testa spedisce al lato da ottima posizione. Al quinto Gianni Massa dopo una buona azione personale si gira debolmente verso la porta avversaria e consente il facile intervento di Antonelli. La gara, piuttosto avara di emozioni, ne regalerà soltanto altre due che coincideranno con altrettante segnature. Al 16esimo infatti arriva il raddoppio peranese. Il traversone di Pasquini, che non viene sfruttato a dovere da Sciorilli, arriva invece a Gianni Massa, che si fa dapprima respingere il destro ravvicinato da Antonelli, ma raccoglie di testa il pallone ancora in gioco e stavolta riesce a beffare il numero uno avversario. Piove sul bagnato, è il caso di dirlo, sul Cappelle, che rimane in 10, visto che al 20esimo il signor Bucci estrae il cartellino rosso all'indirizzo di Fagioli. Per lui doccia anticipata. Al 24esimo si concretizza il tris finale grazie a Sciorilli che raccoglie un lancio dalle retrovie e lascia partire un gran destro che fulmina il malcapitato Antonelli. La gara, che non offrirà altri spunti di rilievo, regalerà al Perano tre punti d'oro in chiave playoff, mentre il Cappelle rimane drammaticamente inchiodato all'ultimo posto della classifica. Mister De Zio, fare punti sul campo del Perano è stato duro oggi, non ci siete riusciti. Ma noi ci abbiamo provato perché eravamo pieni di problemi, due squalificati, 3-4 infortunati, e purtroppo siamo ridotti come organico. Ci abbiamo provato fino all'1-0, la partita ce la stavamo giocando, poi è arrivato il secondo gol, l'espulsione in tutti in 5 minuti, è finito tutto là. Sul primo tempo avete giocato una buona partita, anche se il Perano oggi l'ha messo bene in campo. Voi l'avete provato in tutti i modi e, come dice lei, è stato abbastanza, avete tenuto abbastanza il campo, però il due gol poi vi ha letteralmente piegato. No, come ho detto prima, fino al 2-0 la partita era stata aperta. Sull'1-0 avevamo avuto un'occasionissima con Mancini solo avanti al portiere, forse lì poteva anche cambiare la partita perché il portiere mi è sembrato che ha toccato la palla fuori dall'area con le mani, quindi eravamo in partita completamente. Poi dopo il gol, l'espulsione ed è saltato tutto. Purtroppo la squadra è ridotta come organico, siamo molto molto giovani e quindi con queste difficoltà ci siamo quasi arresi. Adesso ci rimangono due partite alla fine del campionato e per salvarvi dovete lottare fino in fondo. Certo, questo è il nostro, noi facciamo la corsa soltanto sul Gissi, che da quando sono arrivato l'obiettivo era quello. Purtroppo abbiamo perso giocatori importanti durante tutto il campionato e adesso abbiamo due settimane di sosta per recuperare qualcuno, la condizione cercando di migliorarla e poi vediamo un po', ci giochiamo tutti in queste due partite. Prossimo turno, dopo la ripresa del campionato, giocate? Con la testa in casa e speriamo che loro non devono più dire niente al campionato e sperare di fare più punti possibili. E noi giochiamo in casa e cercheremo soprattutto lì di fare risultato per raggiungere questo Gissi e cercare di giocarci poi tutti gli spareggi.
Due battute sul Perano? Ah, il Perano me l'avevano già accennato che era un'ottima squadra, conosco De Angelis che ho avuto a Pineto, poi c'è Di Donato, Amoroso, insomma, è pieno di d'arcangelo il portiere, è pure uno di esperienza, poi ben messa in campo, cercano di giocarla sempre, è un'ottima squadra, come si vede, poi i risultati parlano chiaro. Mister Di Gengio, con questa vittoria di oggi un notevole passo avanti per il futuro del Perano? Ma adesso siamo in dirittura d'arrivo, mancano due partite, oggi giocavamo la prima delle due consecutive interne e adesso l'imperativo è fare i tre punti, oggi ci siamo riusciti contro una squadra che guardando la classifica è ultima, insomma, però la partita comunque si è dimostrata ostica, difficile, siamo stati bravi a risolvere nella prima parte, poi nella seconda parte, avvantaggiati anche da un'espulsione di un loro giocatore, la partita si è messa in discesa, è stata conclusa molto bene. Secondo lei, da domenica scorsa con la partita persa con il Manoppello, cos'è cambiato ad oggi? Ma domenica Manoppello posso recriminare una mancanza di grande determinazione per una squadra che vuole ottenere l'obiettivo finale. Però le partite nascono così e a volte succede che non riusciamo ad essere determinati, efficaci e poi ci complichiamo anche la vita con qualche errore difensivo. Secondo lei questa sosta porterà beneficio alle squadre oppure no? Ma adesso è una sosta difficile perché chiaramente sono 20 giorni di fermo in questo periodo, chiaramente non è che sia una cosa tanto positiva, quindi bisognerà lavorare tanto per tenere alta la giusta concentrazione e soprattutto la condizione, perché andremo anche incontro a una temperatura più elevata, quindi bisogna lavorare per cercare di mantenere questa squadra e per raggiungere quell'obiettivo che oramai credo siamo lì, quindi è giusto provarci fino alla fine. Beh, certamente, essendo stato sempre la terza e la quarta forza del campionato, essere la sesta nella penultima giornata farebbe un po' rabbia. Sicuramente, questo è oggi un nostro obiettivo dichiarato, d'altronde il nostro cammino è stato molto, molto chiaro, quindi ho sempre detto, insomma, che dobbiamo fare un buon campionato. Chiaramente ci sono anche gli infortuni, le situazioni negative che nell'ultima parte ci hanno condizionato per non poco, però riusciamo ancora a stare lì e speriamo di recuperare in questi 20 giorni questi giocatori anche infortunati per fare il rush finale. Ho visto oggi il rientro di De Angelis, 10 minuti per provare oppure per rimetterlo un po' in condizioni di stare nel gruppo? Ma De Angelis ha avuto infortuni al ginocchio, quindi sai, infortuni al ginocchio sono sempre delicati, quindi ora pare che da un punto di vista medico le cose siano andate bene con il recupero e tutto, però ora bisogna superare, il ragazzo dovrà superare la paura, quindi ecco perché i 10 minuti di rientro per rimetterlo un po' in partita e per fargli superare quella paura.